Ciao ragazzi, oggi siamo qua per parlare di bicipiti femorali. Diciamo che nel corso degli ultimi anni ho potuto mettere insieme diverse esperienze, diverse metodologie di allungamento. Tuttavia, quando ho avuto occasione di lavorare con un fisioterapista che io ritengo estremamente competente, che si chiama Galluzzi Jacopo, diciamo che lui mi ha introdotto ad una nuova idea di vedere lo stretching, soprattutto per quel che riguarda la catena posteriore degli arti inferiori. Quando si pensa ai bicipiti femorali, si pensa sostanzialmente a due cose: o alla divaricata sagittale o alla compressione busto gambe unite, il cosiddetto pike. Ok, quindi si associa la capacità di allungare la catena posteriore alla capacità di comprimere più il busto sugli arti inferiori con le ginocchia completamente tese. Quello che però si manifesta quando noi applichiamo questo tipo di esercizi ad una persona rigida, perché non parliamo di atleti, persone già molto flessibili, parliamo di applicazione di una metodologia delle persone rigide. Quando noi applichiamo questo tipo di lavoro, non facciamo altro che vedere compensazioni su compensazioni. Quindi voi chiedete ad una persona di andare a toccarsi la punta dei piedi con le ginocchia completamente stese e andrà a compensare quella parte superiore. Quindi diciamo che dobbiamo fare 10 passi indietro per ottenere un risultato che sarà 100 passi avanti. Ossia, staccarci un attimo da quella che è l'idea di dover lavorare la scioltezza della parte posteriore degli arti inferiori sempre con le gambe tese. Questo non è il migliore approccio che ci possa essere. Quello che vi voglio mostrare adesso è quello che io ritengo essere l'esercizio più efficace della catena posteriore. Non è un esercizio per persone avanzate, è un esercizio utile per chiunque, per qualsiasi età, per qualsiasi livello di rigidità e funziona benissimo con tutti. Ve lo porterete dietro da adesso fino alla fine dei vostri giorni. Quindi quello che vi dico io è: dimenticatevi dell'approccio con la gamba completamente tesa. Lavoriamo con le gambe flesse. Lavorando con la gamba flessa, noi siamo in grado di andare a sensibilizzare prima la parte, diciamo, prossimale al bacino, capo lungo del bicipite femorale, il gluteo, ok? E man mano che distendiamo la gamba, siamo sicuri che, mantenendo la posizione che io vi farò vedere, la parte principale, la parte della pancia muscolare, della parte posteriore della gamba, quella sarà sufficientemente rilassata e ci concentreremo sulla parte dietro il ginocchio. Quindi, regola fondamentale, il busto deve rimanere sempre attaccato alla gamba. Quindi, prima cosa che faccio, attacco il busto e lo assicuro con il braccio. Da questa posizione, chi è rigido sulla pancia muscolare potrebbe già sentire tensione. Ricordatevi, tenete la punta tirata in modo che andiamo ad evitare di rompere le palle all'innervazione del nervo sciatico. Da questa posizione, quello che devo andare a fare è cercare di massimizzare l'allungamento della muscolatura in prossimità dell'anca, quindi cerchiamo di aprire completamente il petto e di andare ad appoggiare la pancia, ok, sulla gamba, non il petto. Se io appoggio il petto succede questo e non mi interessa. Mantenere il petto aperto. Da questa posizione vi consiglio di eseguire l'esercizio in due modi. Il primo è col ginocchio che leggermente guarda verso l'esterno e andare progressivamente a distendere la gamba, ok, per allungare tutta la parte più esterna. E dopo, sempre prendendo la gamba e mantenendo il busto sulla parte superiore della gamba, prendere e tirare la punta del piede verso l'interno. Ok? Adesso da questa posizione cosa faccio? Io devo assicurarmi di avere sempre il petto attaccato, quindi rimango in questa posizione. Sento tirare, bene, resto lì. Non sento tirare, il petto rimane attaccato, distendo leggermente la gamba utilizzando il quadricipite. Okay, e raggiungo la nuova posizione di tensione. Procedo in questo modo fino a quando non raggiungo la massima escursione articolare. A quel punto applico una forte contrazione del quadricipite e cerco di mantenere la posizione attivamente. Quindi tolgo la mano, sempre il busto completamente attaccato e contraggo il quadricipite per 10 secondi.